Beneteau ha presentato 10 novità per quanto riguarda la gamma motori quest'anno e due grandi novità sono qui a Cannes, il Monte Carlo 47 Fly ed il Troller 34. Dire che una delle caratteristiche primarie è il fatto che abbiano un design italiano, perché è stata disegnata questa da Pierangelo Andreani. Il livello tecnico è interessante, le motorizzazioni sono con sistema IPS e sono due motori da 600 cavalli ciascuno per 1200 cavalli di massima. Un altro aspetto interessante è che parliamo di un'imbarcazione di meno di 15 metri, ma che propone un layout con tre cabine e la cabina armatoriale è molto grande con degli oblò panoramici su entrambi i lati. La clientela di Beneteau è sempre stata gente che vive sulla barca, ma con la linea Monte Carlo questo è cambiato perché il marchio si è aperto a una clientela che cerca anche il day boat o per crociere molto corte. Invece il Troller ci riporta sul tipo di clientela storica di Beneteau e che magari è arrivata da un'esperienza a vela con le nostre imbarcazioni, ma cercano una barca a motore su cui si può vivere a bordo per un lungo periodo. Sanò è il gruppo Beneteau in generale, perché poi l'azienda è parte del gruppo, hanno lavorato tantissimo quest'anno e presentano al Salone tantissimi nuovi modelli. Diciamo che hanno approfittato, se vogliamo, di un'annata che dal punto di vista produttivo è stata un pochino più statica chiaramente delle altre, per sviluppare soprattutto nuovi modelli e costruire prototipi. Allora, quella su cui siamo a bordo come caratteristica principale è che monta una delle prime barche con flame bridge a montare gli IPS2 della Volvo Penta. Direi che è un grosso vantaggio perché sono motori che a parità di prestazioni possono essere un pochino più piccoli, un po' più leggeri e aumentano le prestazioni, quindi sicuramente è un vantaggio interessante. Poi grande manovrabilità, il fatto di poterla manovrare col joystick, che tant'è quando uno arriva in un porto, manovrare una barca così mette un po' di ansia a tutti, no? Il fatto di poterla manovrare con lo semplice uso del joystick diventa un gioco da bambini. Poi presentiamo la nuova gamma leader che abbiamo lì sulla destra, che invece sono dei cruiser molto abitabili, ma comunque dei cruiser che attualmente è un tipo di barca che ha molto successo. Quindi c'è un rapporto qualità-prezzo estremamente interessante, dei prezzi che proprio con la produzione industriale riusciamo a mantenere competitivi, pur avendo uno standard di qualità molto molto attento in tutti i particolari. Al Festival della Plaisance di Cannes, Vicen presenta una nuova imbarcazione decisamente più sportiva rispetto ai suoi classici lobster. Si tratta infatti di un Sport Fisherman 57. Quali sono le caratteristiche di questa nuova imbarcazione? Il Vicen 57 è un classico Vicen come gli altri. Quello che però lo distingue è il fatto che è uno Sport Fisherman, per cui è disegnato e concepito come una grande barca da combattimento, cioè da pesca. Ma allo stesso tempo, osservando gli interni e il flying bridge, si capisce che è anche un'imbarcazione di estremo lusso, cioè con tutte le caratteristiche Vicen. Pertanto un'imbarcazione che unisce le caratteristiche classiche di qualsiasi yacht del nostro marchio con l'esperienza della pesca d'altura. Gli interni sono curati come tutta la gamma, con il ricco e scuro mogano e caratteristiche di comfort che offrono spazi confortevoli per tutta la famiglia. Ma quali sono i clienti tipici di questa imbarcazione? Ma normalmente sono chiaramente persone che praticano lo sport fishing, cioè che vanno a pesca, ma assolutamente c'è anche una clientela che ama questo tipo di imbarcazioni per la linea e fa della crociera il suo punto di forza. Ma è una barca che vuole essere anche ed assolutamente comoda per tutta la famiglia e per le crociere normali nel nostro mare. Siamo qui al cantiere Rothmann che presenta tutta la gamma. Quali sono i modelli che sono presenti qua a Cannes? Solo il 44, il 50 che è l'ultimo, la premiere mondiale, diciamo, il 54 e il nuovo 74. Alle nostre spalle è proprio il 50, la novità. Quali sono le caratteristiche di questa imbarcazione? Beh, i 50 sono intanto sono tutte barche disegnate dall'architetto Fulvio Le Simoni, che è uno dei migliori al mondo, diciamo,
un rate dei migliori. Poi c'è le caratteristiche di questa barca qua, il 50, linee modernissime, una barca disegnata ex novo, completamente, totalmente nuovo negli interni, in tutto, non c'è nulla che derivi da qualche imbarcazione precedente, ha due motori da 675 cavalli, barca che può fare tranquillamente 32 nodi di massima, 24-25 di crociera, barca con tre cabine, di cui due bagni. Barca comunque per taglia media molto, molto ben riuscita, con spazi molto indovinati, una barca larga che ha delle prestazioni marine ottime, come del resto anche gli altri Rodman.